Lì, senti, guarda che hanno arrestato la moglie dell'Utringa Como. Senti se la trasferiscono a Milano e poi fammi un bel pezzo, eh? Bene. Niente paura. Chi ha più paura qui dentro sono io. Non temete, non sparo, se non mi costringete. A troppe cose mi avete già spinto voi giornalisti. Mi avete messo la polizia alle calcagna e ora devo girare armato. Siete voi i giornalisti che mi avete cacciato in questi guai. E ora tocca a voi darmi una mano. È la polizia che tiene le armi, d'accordo. Però siete voi che avete il dito sul grilletto. Sono venuto a dichiararvi che non ho niente a che fare, né con il colpo di via Monte Napoleone, né con la banda del lunedì. Dite tutti così, dimostracelo e noi lo scriveremo. Ho un alibi perfetto. E poi non so sparare. Va bene, a via Monte Napoleone non c'eri, sei passato lì per caso. Ma delle rapine alle banche ne saprai qualcosa? Non ho mai lavorato con la faccia coperta e con nessuna banda. E il Vezzani? E il Grassetti allora? Sono miei amici e basta. E poi io non faccio attacchi alle banche. Sono i veri responsabili che buttano la colpa su me per lavorare in pace, capito? E voi cadete nella trappola. E vi divertite ad addossarmi ogni colpa. A sparare il mio nome sui vostri giornali ogni giorno. Ma cos'è che volete? Che mi ammazzino? Ma almeno li conosci quelli della banda del lunedì. Dici chi sono e così dimostrerai che tu non c'entri. Nessuno li conosce. È gente nuova, incensurata, dicono. Ma voi credete che se io avessi rubato tutti quei soldi ora sarei qui a chiedervi un aiuto? Ma io me ne fregherei di tutti quanti e di voi per primi! Perché hai coltellato il Franco di Corso Novara? È lui che lo dice per vendicarsi che gli ho portato via la donna. E chi è questa donna? Quella che ora è mia moglie. L'hanno arrestata stamattina a Como insieme ai tuoi due amici. Dici la verità, c'eri anche tu stamattina a Como. Se la prendono anche con lei adesso. Non voleva altro che lavorare. Per favore, non chiamate subito la polizia. Datemi il tempo di bere qualcosa. Bevi molto? Sì, molto. Prima o dopo i colpi? Prima e dopo, sempre. Non chiamate la polizia, se no faccio saltare in aria tutto quanto!